L'inchiesta sull'epidemia a Bergamo e la mancata istituzione di una zona rossa. Conte, Speranza e Lamorgese saranno ascoltate dai PM. I magistrati di Bergamo sentiranno il presidente del Consiglio Conte, la ministra dell'Interno Lamorgese e quello della Salute Speranza come testimoni nell'inchiesta sulla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro. L'appuntamento con il capo del governo è stato fissato per venerdì mattina. Sentiamo Iari Pilati. È uno dei nodi cruciali per capire se ci siano responsabilità penali per il disastro sanitario bergamasco. Istituire una zona rossa in Valseriana tra Nembro e Alzano avrebbe permesso di risparmiare vite e a chi spettava farlo? Per questo i PM di Bergamo che indagano per epidemia colposa due settimane fa hanno sentito come testimoni il presidente Lombardo Fontana e il suo assessore Gallera e ora tocca al governo, i ministri Speranza e Lamorgese e il presidente del Consiglio Conte. La convocazione potrebbe arrivare addirittura nelle prossime ore, prima però tocca a due tecnici di vertice, il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro e il consulente del governo Ricciardi. Prego, solo domande se vuole. Vediamo che dice. L'ipotesi della zona rossa di Alzano e Nembro era di competenza del governo. Non sono affatto preoccupato. Non è un atteggiamento di arroganza, non è un atteggiamento di sicumera. Non commento le parole del procuratore che le ha citato, che sono state anticipate alla RAI. Ci confronteremo venerdì. Riferirò tutti i fatti di cui sono a conoscenza. Piena serenità. Si sta aprendo una nuova fase. Abbiamo superato la fase 1 dell'epidemia. Io le chiedo, c'è chi chiede una commissione d'inchiesta anche dentro la maggioranza come Italia Nostra. Io le chiedo se è la commissione d'inchiesta al di là dell'indagine della magistratura, se è una commissione d'inchiesta che in Italia non ha dato mai grandi risultati, qual è secondo lei lo strumento per dar conto ai cittadini delle decisioni che sono state prese a livello nazionale, a livello di regioni, per contrastare la diffusione dell'epidemia, ma soprattutto nella fase di prevenzione dei contagi, quindi prima della fase 2. Ma guardi, tutte le indagini, le inchieste ben vengano. I cittadini hanno il diritto di conoscere e noi che abbiamo responsabilità istituzionali di rispondere in tutte le sedi istituzionali e anche di fronte ai cittadini, anche qualche volta informalmente. Da questo punto di vista, se c'è una richiesta di un'indagine parlamentare, non spetta al Presidente del Consiglio un commento. Evidentemente è un'iniziativa parlamentare e il Parlamento deciderà. Come pure, se c'è un'inchiesta da parte della Procura di Bergamo, è giusto che anche il Presidente del Consiglio si renda subito disponibile come persona informata sui fatti. Per quanto riguarda prevenzione, per quanto riguarda repressione, intervento cioè successivo, beh, insomma, tutti questi mesi abbiamo parlato, io stesso ho riferito in modo molto trasparente su quelle che erano le nostre iniziative. Ripeto, il mio è un atteggiamento sereno, ma non di chi ostenta una arroganza, una presunzione, di chi ha agito in scienza e coscienza ogni volta che ha preso una decisione, molto, delle volte anche molto difficili, perché ci sono dietro tantissimi decessi, tanta gente che ha sofferto. C'è stata veramente è stata una pandemia e lo è ancora, una pandemia che ci sfida ed è una prova molto difficile, però io sono sereno con la mia coscienza e anche, diciamo, essendo stato affiancato insieme ai ministri da persone competenti, esperti, abbiamo cercato di fare veramente tutto il possibile per salvaguardare la nostra comunità nazionale.